Saranno mezzo chilo. Dite il numero 812. Passiamo alla categoria C8, decimo classificato, alla sua prima esperienza nel campionato regionale in questa nuova categoria, anche se aveva già avuto una fugace esperienza in una tappa del Challenge europeo in Piemonte lo scorso anno. Debutta in questa categoria quest'anno Vincenzo Iuliano, nonché segretario della Scuderia Speed Down Project e membro attivo del nostro gruppo. Quindi un applauso a Vincenzo, ragazzi, dai! Nono classificato, Viscomi Natalino. Buon Natale!
Ottavo classificato Gesualdo Giuseppe da Roma. Giuseppe Maggisanese Docma, vive a Roma. Settimo classificato, ci vorrebbe una ola pure qui, il nostro Corsaro Nero, noi l'abbiamo battezzato Corsaro Nero, Raffaele Verre alias Corsaro Nero. Vieni Lello, simpaticissimo Lello. Sesto classificato Danizio Carmine, non sono abituato a chiamarlo in questa posizione. Carmine si esprime abbastanza bene in questa categoria, oggi avrà trovato qualche difficoltà, comunque complimenti a Carmine. Quinto classificato Paone Vincenzo, Paone Vincenzo, quinto classificato, appena sotto il podio, appena sotto il podio, se l'è fatto rubare nell'ultima manche dal suo compare, si è fatto rubare il podio dal suo compare all'ultima manche, il nostro Cristiano Antonio. Eccolo, il nostro Cristiano Antonio, il suo comparuccio lo ha relegato alla quarta posizione nell'ultima manche. E vabbè, che comparuccio che hai. E per l'appunto, gradino più basso del podio, conquistato con 6 minuti 40 e 24, giusto per capirci i distacchi. Tonino, ho il piacere di annunciarti che sono un secondo e qualcosa, un secondo e 9 decimi, nella somma dei tempi. Abbiamo Patrick Quincy, terzo classificato, con il tempo di 6, 40 e 24. Premia Maurizio Carrozza della Proloco di Sersale. Secondo classificato, qui praticamente sono attaccati perché c'è la distanza di un secondo appena dal terzo classificato, appunto Quincy Patrick, il nostro dottore volante Salvatore Mangone. Fino all'ultimo l'abbiamo lottata. Bene, bravo Salvatore. E comunque sei a un secondo. Patrick ha un secondo da te e tu sei a meno di un secondo, Salvatore, a decimi, 3 decimi. Sei a 3 decimi dal podio. Ci siamo, eh. Se la stanno giocando tutta. Si conferma ancora una volta campione italiano, campione regionale della categoria C8 nella scorsa stagione, mattatore continuo di questa categoria, il nostro vicepresidente Antonio Verre vince la categoria C8, protagonista di un testa coda se non sbaglio nell'ultima manche, per cui ha rischiato di compromettere la gara. Ragazzi, categoria C8, go-kart da speed down nascono apposta, vengono realizzati per l'uso esclusivo nello speed down. Grazie ragazzi.